Ci siamo, dai, andiamo. Devo dire un sacco di cose. Allora, numero 6 e 7 del Presidente, due delibere di procedura di liquidazione delle soprasse comunità montane, rilascio, nulla osta. Mi ha scritto, ho telefonato il sindaco di... Se l'avete visto, Va bene, perfetto. Numero 8. Del Presidente e Vicepresidente. Linee di indirizzo per la trasformazione di Data SIE, Sistemi e Tecnologie di Informatica SPA, in società consortile. Esiste dell'articolo 12, legge regionale 20 del 2014, istituzione in materia di partecipazioni societarie della regione. Un'operazione che ha tanti significati, un ultimo po' di Lima, no? Quanto vale per Spagna di Lima? Per la regione 2,8 e per il sistema 2,4. Che tempi ci sono adesso, Gabriella? Ce la dici in un minuto e mezzo. Allora, oggi approviamo la delibera che dà il via alla cessione delle azioni a aziende del sistema SIR, quindi ASL ed enti strumentali. Ed eventualmente se facessero richiesta anche comune, ma in questa fase non prevediamo che ci siano delle richieste. Entro il 29 settembre ci saranno le varie delibere dei vari enti che acquisiranno le azioni, per l'acquisizione delle azioni. Poi prevediamo come data di cessione delle azioni di Data SIEL ai nuovi soci il 30 settembre. Vi do proprio la tempistica che abbiamo fatto. Poi Data SIEL società dovrà convocare un'assemblea straordinaria e quindi diamo mandato di convocare l'assemblea straordinaria per la trasformazione con i nuovi soci per diventare una società consortile che dovrà avvenire presumiamo il 15 ottobre perché così abbiamo i tempi previsti dalla normativa civilistica. Poi il 20 ottobre ci sarà l'istituzione. No, stanno scrivendo l'accordo, diciamo. Siamo tornati con un'ora. L'istituzione al registro delle imprese, da lì partono 60 giorni per la tutela dei creditori della società da Tassiena che si è trasformata e si spera che il 1 gennaio possa partire la nuova società. C'è però. Un problemino nel senso che tutta questa è la procedura formale sostanzialmente è ancora da definire, siamo in fase di definizione dei patti parasociali che saranno collegati ai soci della società consortile perché bisognerà svolgere un controllo analogo plurimo e quindi bisognerà darsi tutta una serie di regole tra soci attraverso un patto parasociale. Questo lo stiamo preparando e dovrebbe essere pronto per l'assemblea del 15 e in quella sede bisognerà anche stabilire le modalità di governance. Siamo sempre alla questione, manteniamo il CDA così com'è che possiamo farlo, di 3 membri però perché si pensava di poter arrivare a 5 col consorzio, essendo plurimo però l'ultima legge 90 ha previsto che dovrà essere comunque 3 membri soli. Questo entro il 15 bisognerebbe arrivare. Noi oggi abbiamo fatto delle nomine del consiglio di amministrazione. Io sarei uno che propende per l'amministratore unico. Ma lei ha discusso, non avevo trovato consenso. Data sì, adesso nasce il consorzio. Pari 3 oggi. In una pluralità di azionisti, di consorziati con lì, non sarà semplice, non sarà facile, perché ci dovrebbe essere una rappresentatività anche delle ASL che arrivano, tutto questo mondo qua. Quindi decidiamo. Scegliere i 3 non sarà semplice. Diamo un indirizzo, questo fatto di provare a partire il consorzio, no? Uno, 15, siamo d'accordo tutti? Sì. Vabbè, vediamo con la partita lì. Comunque, anche se non dovessimo partire, anche se non ci dovesse essere il passaggio all'amministratore unico, non dimentichiamo che abbiamo assunto un impegno che era quello
nella società della nomina per un anno per non impegnare la futura amministrazione, nel caso dovessero rinnovare un consiglio a tre, deve avere una scadenza parametrata alla conclusione di quell'anno lì. L'anno sperimentale del consorzio. Io ero per il settore unico, mi sembra una roba anche più coerente con più azioni di diritti. Però è necessario, però non mi sta. Quando ne parlavamo avevamo molto alte obiezioni. Ma ci si ragiona. Ci sono molte variabili, cambiando la situazione societaria è molto più forte. Anche dal punto di vista contrattuale, le soluzioni lì hanno costruito. Va bene, dai. Allora, mi pare che abbiamo fatto una scelta molto importante oggi. Molto importante. Poi diciamo sulla governance, cioè rimane il tema governance, che lasciamo come dire aperto e discuteremo anche su questo. Sì, in effetti anche questa cosa consiglio al maggioranza, una cosa abbastanza barocca, insomma. Sì, no? Sempre più difficile. Una volta lì erano i membri della regione, era una società regionale, stavolta è una società consortile, dove è vero che le ASL sono anch'esse espressione della regione, ma comunque l'identità giuridica che non si chiama, poi i termini, se usi i termini giusti, quindi potrebbe essere il modo. Oggi cambiamo tanto. Ragioniamo. Sì, oppure sono l'unico dovrebbe essere rappresentante dei mondi, più che del Consiglio regionale, la regione, la sanità, no? Riflettiamoci un attimo, abbiamo un po' di giorni. In particolare, diciamo, il Claudio Di Pippo ha cominciato a pensarci un po', faremo un passaggio. Via. Al numero 9, vicepresidente, rilascio della creazione istituzionale a Social Corp. Oh, 5 milioni il sistema, mica poco. Il sistema è di 5 milioni, ma la botte. Carta, resta numero 10, il vicepresidente, una recente approvazione, progetti presentati alle ASL Ligure per l'utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex articolo 21 decreto legislativo 4594. Impegno di euro 464.198. I fondi della sicurezza, sì. Sì. Numero 11. Li investiamo. Del vicepresidente, approvazione dell'accordo di collaborazione tra la regione e gli uffici giudiziari della Liguria sulla sperimentazione dell'unità funzionale di psichiatria forense nell'ambito dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze. Numero 12, vicepresidente, riconoscimento degli stabilimenti per alimenti e del regolamento CE 852/2004, aggiornamento procedura riconoscimento. Numero 13, del vicepresidente, accordo di programma, anche questa è una rescritta, investimenti ex articolo 20, legge 6788, intervento codice A2 Savanesi, varianti attuative. Numero 14, vicepresidente, indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi. 13 l'abbiamo fatta, quella è poi vista, sono investimenti legati alla scuola di San Paolo, quindi non si può che inserire con l'invito dopo però o riposta la pensione degli alloggi da Pietra Ligure. Sì, vediamo. È una cosa lì, si poteva rientrare qua perché siamo un po' in ritardo. Ma vi siete parlati poi? Sì, non ci siamo parlati, però questi bisogna farli andare. Posso fare una domanda sulla 14? Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori, perché abbiamo dei defibrillatori piazzati per strada. Si utilizza nel senso di chi lo gestisce o di chi lo... No, di chi... È un programma previsto di 2000 corsi di formazione per 2000 persone, gestite da 118 altri soggetti, che formano la persona all'utilizzo di quelli che sono nelle palestre. Poi arriveremo al punto che in palestra uno non ha fatto il corso, non lo puoi usare, quindi uno ma nessuno ha il corso. Dovrebbero quando uno. Quelli che abbiamo dato noi dovrebbero avere le persone formate,
se la gestisce una pubblica assistenza, ad esempio, assistenze a Croce Rossa fanno, noi mettiamo a disposizione, oltre il defibrillatore, la formazione. Oggi molti vengono acquistati da forme di volontariato, sì, da corpi di solidarietà. Gli mettiamo a disposizione un processo di formazione. A certo, c'è un po' di formazione. Ma uno, quindi lo... in grado di intendente, in grado di anche fare, però attenzione, perché l'istruzione del defibrillatore è tale per cui anche se non hai fatto il corso puoi usarlo, no? Poi arriviamo al punto in cui hai il defibrillatore, ma se quello lì è malato non lo usi, e lo ammazzi quello lì, invece lì, come dire, segui le istruzioni e lo usi. Segui le istruzioni quando sei fatto un corso a me. No, ma perché dai, no. So, dai. Comunque, stanno stato crescendo, quindi insomma. Ma non cambia solo. No, però te lo dice io, il simulatore ti dice se devi utilizzare o no. Però ti assicuro che è meglio, no, no, è meglio fare 10 milioni di corso, no, che non è meglio, se non hai fatto il corso non lo usi, quello è meglio. Ma io ne ho visto uno ieri che ti dice, ma sì, la modalità farà una modalità di uso, cioè, sarebbe sensato verso la linguaggio. Io ho visto Andreata battermi davanti, dicono tutti i soldati, con le fibrillatori, non ce n'è uno alla camera, pensate voi. Poi come sta la vita? Sì, sono il compruno. Un po' di dietro. E mi defibrillo da solo. Sarebbe sprecato per me, non ho bisogno. Dai, è andando in un vicolo che secondo me si faccia spesso le trovare. Da 14 posto numero 15, assessore Barbagallo, nuove disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di turismo di quell'articolo 12, comma 2, legge regionale 37 del 2007. Numero 16, assessore Barbagallo, attuazione della legge regionale 19 del 2012, approvazione del sistema di identificazione della ristorazione regionale, Liguria Gourmet, del protocollo di intesa tra regione e sistema massamerale. Vorrei dire due parole su questo perché volevo anche ringraziare la Camera di Commercio di Genova che è stata quella che ha iniziato questo marchio di identificazione e ristorazione dei prodotti della Liguria. Consente con questo accordo dell'Unione Camere e tutte le quattro Camere di Commercio della Liguria di avere un marchio identificativo unico chiamato Liguria Gourmet e che per Genova può essere raddoppiato sia Liguria Gourmet con Genova Gourmet, che è la nascita praticamente di un menù tipico regionale fatto con i prodotti dell'agricoltura ligure, cioè i doppi ingenti del vino, la doppia dell'olio e quindi questo menù. Questo marchio identificativo attraverso il menù tipico regionale che sarà unificato in tutta la regione. Quindi questo è un bene per i produttori nostri che venderanno dei prodotti assolutamente certificati e riconoscibili al sistema della ristorazione e anche al sistema della ristorazione, perché con questo marchio si presenterà in un modo univoco e ben definito nei confronti di turisti e di coloro che consumeranno. Infatti, diciamo, usufruiranno di questo piano. Bene, via. Numero 17, assessori Berlangeri e Buccinelli, programma attuativo regionale FSC 2007-2013, lineazione di due progetti, sei area tematica complessi e monumentali, concessione e contributi 269.971,66 euro e liquidazione a conto 119.986,33 a favore del comune di Ventimiglia, riqualificazione biblioteca a Prosiana. Io ormai blocco di no, sì, Sant'Agostino, il chiosco di Sant'Agostino. Il
Numero 18, assessore Guccinelli, legge regionale 28/2007, piano attuativo 2013, approvazione e modifica al piano di attività. Sì, l'inclusione di una nuova iniziativa si chiude, aspetta. Numero 19, assessore. Non notare come Guccinelli ha pronunciato più. Ho pronunciato benissimo, benissimo. Ma sto studiando l'inglese, che voglio andare al Parlamento Europeo la prossima volta. C'è 5 anni di tempo, sono un po' stucco, quindi parto presto. Stavolta non mi sono candidato perché non sapevo l'inglese. Numero 19, assessore Paita Guccinelli, approvazione del cofinanziamento sul PARAT SC 2007-2013, linea di azione B2 per progetto di completamento della rete ciclabile Ligure, d'importo euro 656.088,19, impegno di euro 88.699,50. Il bando, giusto? Allora, Valle Crosia. Quindi congiungimento della direttrice costiera Ventimiglia Bodighera nel territorio di Valle Crosia, passeggiata mare nell'ambito della Greenway dell'Arco Ligure, comune Dolceacqua, lavori di realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra il centro storico di Dolceacqua e il tratto in progetto del comune di Camporosso, comune di Carcere. Come sta questo Lavori per la realizzazione di un tratto di sostituzione dell'attraversamento urbano del comune di Carte e comune di Sarzana, realizzazione della pista ciclabile Marinella Fiumaretta. Poi però c'è, si dice, l'impegno per Valle Crosia, quindi queste sono quelle che sono state dentro quella cifra. Bene. Mi candido tra 5 anni perché avrò l'età di piacere. Hai fatto i conti nel frattempo. Questa faccio il comunicato stampa. Quella di Guccinelli. La battuta di Guccinelli, il comunicato stampa, quella riciclabile. Pareresti un provocatore. Poi mi dai CD che mi sei perché un altro. Però siccome lui voleva essere l'ultimo, ha fatto qualcosa, il fatto che ti cade da 5 anni, fa sicuro che ti si cade da qualcosa. Questo è vero. Ma tutti glielo chiedo. Spingo. Dai. Allora, numero 20, assessore Rambaudi, approvazione programma attuativo, decreto interministeriale, 7 maggio 2014, di riparo del Fondo Nazionale per la nuova sufficienza. Un programma che dobbiamo mandare al Ministero, non sono solo che viaggio. Numero 21, assessore Rossetti, figura professionale di tecnico meccatronico delle riparazioni, si sede la legge 24 del 2012, approvazione standard formativa e contenuti minimi del corso di formazione e inserimento nel repertorio Ligure delle figure professionali. Numero 23, assessori Rossetti e vicepresidente. Deliberazione 88 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Gaslini concernente il bilancio di esercizio 2013. Numero 24, Assessore Vesco, trasferimento all'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro, ARS Ligure, dell'importo di euro 20.000 per la realizzazione del progetto di assistenza tecnica relativa al registro dei datori di lavoro socialmente responsabili. Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Presidente, approvazione programmi di cooperazione Italia-Francia-Alcotra, Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e del piano d'azione investimenti territoriali integrati. Assessore Rossetti. Approvazione degli schemi di bilancio, di regolamento e di contabilità economico-patrimoniale degli enti parco,
ai sensi dell'articolo 7,1, legge regionale 24 del 2013. È il completamento della modifica della gestione di bilancio. Gli enti parco si sono convinti di andare verso questa modifica che gli costerà lavoro. Abbiamo messo in campo il bilancio e probabilmente Arcel per un'assistenza tecnica, e prenderanno qualcosina dei programmi informatici, cercheremo di aiutarli. E a quel punto tutti gli enti della regione sono omogenei sulla gestione del bilancio economico patrimoniale. Quindi insomma siamo a buon punto. Poi avremo la mezz'oretta della dottoressa Moric che ci dirà dei grandi cambiamenti. Poi dell'assessore Guccinelli, eventi alluvionali, legge regionale 1/2010, approvazione in modalità attuative, agevolazioni imprese danneggiate, eccezionali eventi atmosferici verificati sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009, gennaio-ottobre 2010 e negli anni 2011, 2012 e 2013. Per capirci, questi eventi atmosferici, questo bando qua si rivolge a quelle imprese degli eventi passati che avevano fatto domanda, avevano presentato il modello E alle Camere di Commercio, quindi avevano fatto segnalazione danni, e poi ci sono vari casi di aziende che, fatta quella parte lì, nonostante la situazione drammatica che hanno vissuto in quei giorni, non hanno fatto gli atti conseguenti per chiederci la contribuzione al finanziamento. E quindi riapriamo per quelle aziende là che avevano fatto la denuncia, ma che poi non hanno fatto gli atti conseguenti, la possibilità di chiederci il finanziamento oggi, perché mi sembra un atto corretto e giusto. Sugli eventi atmosferici due altre cose. Porteremo adesso in Consiglio regionale la modifica alla legge per includere anche il 2014, in modo tale che poi possiamo fare un bando per le poche aziende, ma comunque alcune ci sono, di Arenzano e anche di altri territori che nel frattempo hanno subito eventi, in modo tale che copriamo anche il 2014. Bene. E poi dell'assessore Rossi, modifica gli articoli 60 e 61 delle disposizioni interne concernenti il rapporto di lavoro del personale regionale, assenze per malattia. Poi due comunicazioni. Allora, una dell'assessore Rossetti, sempre di adesione di alcuni comuni alla stazione unica appaltante, comune di Olivetta. E invece dell'assessore Guccinelli, ex polo siderurgico di Genova Cornigliano. Si procrastina il trasferimento di risorse a società per Cornigliano in attesa della definizione dell'accordo. C'è la mia anche. Non ce l'ho io. Mi l'ha portata a Paolo. C'è la data. Parla di quella della comunicazione sul patto della salute. Allora, questa è una cosa, se me la passa così evito di perdere tempo. Seguo la prossima mezz'ora, starci tutti, sarebbe importante. Chiudiamo le porte adesso. Batteria e chiavi. Allora, sono state approvate nelle ultime settimane due provvedimenti molto importanti, il patto per la salute e la definizione degli standard qualitativi, il famoso regolamento della Balduzzi, che non era più stato approvato. A questo punto siamo di fronte alla necessità di dare via a due provvedimenti che ne diano attuazione. E in particolare per quel che riguarda le questioni più significative del patto, quelle già decise, già definite del patto,
abbiamo il problema dell'accentramento, della concentrazione di ulteriori funzioni che consentono alle aziende di, consentono al sistema di risparmiare, alle aziende di concentrarsi sugli aspetti assistenziali. In particolare è prevista la concentrazione dei processi relativi alle procedure di reclutamento del personale, di pagamento delle competenze economiche, di gestione, cioè di stipendi, insomma, le procedure pensionistiche e inoltre, questo per quel grado del personale, e poi la concentrazione del sistema informativo. Oltre naturalmente, e poi le procedure di alienazione, concessione, locazione, affitto del patrimonio immobiliare, i lavori pubblici delle aziende, degli enti, del sistema. Quindi un processo che sostanzialmente va nella direzione di lasciare alle ASL e alle aziende ospedaliere il co-business assistenziale. Io proporrei di preparare un provvedimento, naturalmente di competenza consiliare, e di concentrare queste attività con i dovuti trasferimenti di personale aiutati anche dalla nuova normativa che prevede la mobilità e così via, sull'agenzia regionale, che a questo punto diventa uno strumento di governo dell'insieme di tutta la parte tecnico-amministrativa del sistema. Nostra eventualmente le porte di governo altre regioni. Cioè? Grazie alle regioni è più una cosa più scientifica. Ma sono nate così, questa, infatti io cambierei anche nome, nel senso che diventa il punto di gestione del sistema. Diventa il dipartimento. No, però dove le altre hanno fatto queste cose altrove, vedi la Toscana, adesso la Toscana aveva fatto le società di aria vasta, che gestivano gran parte gli acquisti in primis e altre cose, e adesso ha fuso tutto a livello regionale. Per cui, accanto all'agenzia, che ha una funzione tecnico-scientifica, hanno una struttura che ha carattere amministrativo. Io proporrei di avere un unico soggetto, siamo una piccola regione, nel caso che... Cioè, la Toscana ha due agenzie, tra virgolette. Praticamente sì, ha un'agenzia, amministrazione amministrative e poi quella che fa. Più un dipartimento. Più un dipartimento. Ovviamente esiste un piano, stiamo prendendo una decisione di un indirizzo generale o esiste una istruttoria che ci consente di valutare processi e meccanismi del tipo? Dipendenti. Quanti stipendi? Quanti? Sono i limiti del 2% quelli stabiliti dalla agenzia, più i 32 della azienda centrale della legge acquisti che sono trasferiti dalla azienda. Poi c'è il tema di quelli che hanno le macchine. Diciamo, la centrale per gli acquisti è una centrale per gli acquisti. Un'altra cosa, sì, però voglio dire, un'altra funzione. Sì, il resto sono una vecchia. Cioè, per gli acquisti, diciamo, è una centralizzazione di funzioni separate che esistono. Sarebbe anche l'ufficio tecnico. Cioè, qui avremo delle canne diverse, no? Per esempio, Bonanni sta dicendo una delle cose che avremmo potuto dire. C'è un problema di gestione del personale assai complicata, nel senso che mi consta che la gestione del personale da parte delle singole ASL di per sé è adeguatamente complicata, concentrare vuol dire complicare, abbiamo una ricaduta poi del personale che attualmente nelle ASL,
Ma solo un secondo, liberiamo. Ho visto che c'è molto elemento che chiedevo io. Solo un secondo. Non so se poi rientra. Per questa cosa qui, il transistor, non so se magari tu un po'. Sì, sì, lo sai vedere, ti fanno i balisti, sì. Licenziamenti, diciamo, dell'indotto postale. Sono la vecchia agenzia delle carte postali, quello della sua mandata. Stai vedendo tu? Sì, sì, l'ho già incontrato. Mi chiedevo, un conto è dire, diamo l'incarico, facciamo un istruttore a seria, sulle ricadute organizzative, sui processi del personale, sui processi economici di questa roba, perché entro certe misure di complessità le aggregazioni determinano dei risparmi, oltre certe dimensioni le aggregazioni determinano costi e confusione. E questo è un punto delicato, perché se già oggi, almeno per quello che so io, che è parziale, riportato, quindi non è da prendere in considerazione come elemento su cui partire, già oggi ci sono delle difficoltà di gestione per la complessità di alcune aziende, non è detto che teorico aggregazione, perché in meccanica gestisce 70.000 persone, un'unica organizzazione di gestione del personale, però generalmente le ASL e la sanità, il comparto pubblico non sono esempio dei corsi di formazione sulla gestione del personale. Quindi mi chiedevo, prendiamo una decisione oppure chiediamo uno studio di fattibilità con costi, flussi organici? A me piacerebbe capire quanti amministrativi che si occupano di personale da qui a 3 anni vanno in pensione. Perché e quindi capire qual è il processo di rinnovamento del personale e di abbattimento di numeri, se è vero, se non è vero. Posso fare un esempio però, perché questo problema, la complessità dei turni ospedalieri. Beh, ma questa deve essere la gestione dell'azienda. Cioè, qui stiamo parlando della gestione. Una giornata, questa che possiamo dare un indizio al lavoro. Sì. No, ci bruciamo. No, resta la gestione del reclutamento che si sta già molto concentrando. E si semplifica, quindi la gestione degli stipendi, ad esempio, tutta la parte procedurale che viene fatta con l'informatizzazione e quindi con poche persone in più di quelle che oggi sono in azienda, le gestisci tutte e così via. Poi naturalmente è un processo da mettere in atto, da verificare, da attuare anche con un'istruttoria molto seria. Il personale che si libera, che è l'obiettivo fondamentale, finché è nel sistema lo si può utilizzare per altre funzioni amministrative che ci sono o per funzioni amministrative a supporto dell'assistenza di cui abbiamo bisogno. E poi però è attraverso questo che nell'arco degli anni si riduce il personale, perché non avendo altri strumenti, e poi organizzi e poi man mano che quelle posizioni amministrative vanno in pensionamento e quindi avremo un risparmio molto concreto. E quindi è un processo che dà risultati sul medio dal punto di vista della riduzione dei costi. Però se non si comincia è come se non avessimo chiuso le 3 aziende che abbiamo chiuso. I risultati poi si vedono. Dunque, io volevo dargli un po' indirizzo di lavoro, Iva. Scusa, poi magari per confermo. Sì, no, perché questo non vediamo mai. Questo non è. Dunque, noi abbiamo da certamente adeguare, diciamo, alcune donne al patto per la salute, che è molto attivo. Posso completare, perché ci sono altre 2 cose. E l'altro blocco di questione è quello dell'attuazione del regolamento d'annunzio, che noi abbiamo quasi integralmente già fatto nel 2011 con la nuova legge che assegnò ai direttori in compito. Su questo abbiamo 2 o 3 situazioni puntuali che vanno messe a posto, che sono ancora aperte.
competente. E poi abbiamo il grosso tema del 118, che peraltro è ripreso in modo esplicito nel Patto per la Salute, con i processi di concentrazione a livello regionale e anche a livello interregionale. Per la cronaca lo si sta facendo per le regioni serie, e quindi è un altro tema sul quale dobbiamo procedere, dandoci l'obiettivo di averne uno, di fare, secondo me, il backup con il Piemonte, e la direzione in cui si va è questa qua, cioè, di avere processi interregionali da dove le regioni sono piccole, e mi pare ci siano molte le condizioni oggi per fare queste cose. E quindi anche qua preparare un provvedimento che recepisca finalmente tutta questa roba e introduca anche questo. Poi con Lorena abbiamo fatto un pezzo di lavoro che ci porterebbe ad avere, se riusciamo a chiuderlo, il testo unico delle leggi sociosanitarie, che sarebbe un bel risultato di fine legislatura. Ecco, tutte queste sono cose che vanno in consiglio. Le problematiche che abbiamo, un po' di tempi, un po' di... Partivo, partivo, diciamo, adesso tanto voglio anche dirvi, di, cioè, vi metto su un pezzo che c'è la voce, ci rifletto un po' su, fatto da, come dico, in modo organico, si può fare molte cose, dobbiamo dire molte cose, poi dobbiamo osservare un po' di tempo, quando siamo dati. Noi non sappiamo ancora quando si voterà, no? Però dobbiamo metterci una volta della volta, si possa votare anche presto, insomma. Se si vota a marzo, cose importanti in consiglio dopo bilancio, non è male, no? Tenete presente che noi abbiamo una sequenza di adempimenti su questione di bilancio molto stretta, no? Cioè, rendiconto dei conti, rendiconto, assestamento, DPS, bilancio finanziario collegato, insomma. Non so se noi riusciamo a fare molte cose grosse, diciamo, da qui a fine anno, forse un po' di cose normali. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, noi abbiamo appeso da tanto tempo un allenamento sulle ruote delle ASL, io sono contento, l'ASL è l'unica probabilmente per un allenamento si può fare, diciamo, no? Si può fare, può darsi che adesso che non lo so se fa cosa. Però è un tema che abbiamo deciso di lasciare, come dire, in eredità, però è un tema che esiste, insomma, no? Quindi bisognerebbe un attimo capire che rapporto c'è tra queste cose che stiamo discutendo e un possibile diversato territoriale. Forse non ce n'è, non so, forse ce n'è. In altre parole, diciamo, un accorpamento di certe funzioni ha senso perché ora sono 5 livelli più gli ospedali, eccetera, o ha senso anche se poi diventasse 3, per non sia chiaro. Che faccia rispondere. Poi c'è il tema, diciamo, di dare una risposta a cose obbligatorie, che questo sarebbe bene chiudere, se non ci penso per esempio ai 118, anche se voi sapete che ci abbiamo provato tante volte, non siamo mai riusciti e che ci andiamo proprio negli ultimi mesi, si esasperano di solito come le questioni territoriali. E infine c'è una riflessione che faccio a voce alta, ma se questa qui è un'operazione di spending, diciamo, in qualche modo potrebbe anche avere un senso su quello che vogliamo fare, diciamo, fa diventare una parte della finanza. Perché è difficile pensare di avere una nostra forma della sanità, diciamo, in questi mesi, insieme al bilancio. Naturalmente poi, secondo il bilancio, l'ho provato comunque, questo è un vantaggio perché ti dà una forzatura, ma è uno svantaggio perché il Consiglio sa che bisogna provare il bilancio, quindi avrà un certo potere contrattuale, per provarci chiaro, per sinistro. E per questo che dico, poteste farci un po' una riflessione, diciamo, Claudio, Lorena, tipo,
sia, diciamo, sul Nicolo Vera, perché ovviamente sono un po' di cose che si dicevi incrociano, no? Sì, sì. E dico Pippo perché è chiaro che se deve diventare un pezzo della finanziaria, quelle altre, diciamo, bisognerebbe. Fateci una riflessione un po' attenta, poi cerchiamo di capire, siccome abbiamo 40 giovani, 45 per il bilancio, no? Quindi novembre, sono 45. Perché non so se noi riusciamo a fare cose molto grandi, salvo una cosa condivisa al di fuori di questo, no? Ma se poi ci sarà un complimento, diciamo. Vediamo un po', Claudio, che hai fatto bene introdurre questo tema di collegamento con spending e con bilancio, perché io penso che chiudiamo quest'anno. Uno dei punti di cui volevo parlare da poco. Con fatica, però anche quest'anno chiudiamo. Posso anche anticipare le cose che volevo dirvi dopo. Però poi strutturalmente noi dobbiamo ancora battere nei prossimi anni qualche decina di milioni di costi per far sì che le tasse o si riducano o vengano usate per altro, cioè le tasse che oggi si pagano. Sanità e potrebbero dare esempio agli investimenti nel sviluppo ospedale. Ma esattamente la cosa che vi volevo dire, io quindi, ho fatto un giro romano in questa si fa roba. Con questa roba, non è che si fa con altro. Seguite la giuda è una cosa importante, esattamente ciò che volevo dire, io ho fatto un giro romano in questi giorni, abbiamo avuto diciamo 5-6 ore lì. Diciamo così, l'umore che difendere quest'anno sarà difficile, ma al limite può essere anche possibile. Difendere il prossimo anno ai valori attuali, diciamo che è praticamente impossibile. E quindi bisogna aspettarsi un incremento del prossimo anno che se ricordo bene sarà il 50% di quello preventivato. Ora, noi abbiamo sostanzialmente, e poi abbiamo, come dire, mi si spiegava questi passaggi che ho fatto, diciamo alcune partite enormi, farmaci, no? Cosa che tu conoscerai magari bene, sono questi. Si può debellare le parite C, ma quelle 50.000 euro pazienti. Stanno arrivando parite nuove molto complicate. No, noi abbiamo sostanzialmente due aree per fare questa operazione qui, insomma, per seguire, avremo, ci sarà, va bene. Una è l'area ospedaliera e l'altra è una riorganizzazione, come dire, amministrativo, nell'organizzazione, chissà se imparerai prima che finisca a parlare. Di eliminare il fischio. Ma fischia solo quando c'è la giunta. Quella ospedaliera è abbastanza definita, ma la si risolve solamente se noi siamo capaci di destinare risorse nostre per l'operazione di danni. Ci metterà un po' di FSC, ci sarà proprio nazionale, ma in altre parole, c'è una quota di fiscalità che adesso va in gestione stabilmente va in competitività, giusto? No, se per 10 anni avessi 20 milioni all'anno, 30 milioni all'anno, i costi non vanno, non neanche tantissimi per cento al fondo, pare che sia un per cento. Più. E l'altra è un grosso riordino, come dire, scientifico, d'accordo, naturalmente con i limiti che diceva Pippo, che porto un certo limite, molte poi non controlli più, quindi prendetevi 10-15 giorni, fateci un po' un passaggio, poi dici un po' il vostro orientamento, insomma, perché è molto difficile immaginare di fare sanità di lancio, quello che si porta dietro, no? Poi io specialmente in funzione di ciò che accadrà sulla vicenda costituzionale avevo dei mesi, no? E poi tra una quindicina di giorni fateci un po' un'idea, magari dedichiamo un pomeriggio intero allora a discutere un po', eh? Ecco. Va bene? Eh sì, un po' di venerdì, praticamente, sì. Tra. Fa due. Anzi, potremmo anche già metterlo in agenda, siamo tra di ottobre, diciamo, sanità bilancio, che abbiamo detto, via. Sanità. Vabbè, se no spostiamo, siamo 10. E per il momento sì, poi se non si può si spiega. E ha finito? Adesso io voglio dedicare un 20 minuti, mezz'oretta a cose che vi devo dire, tantissime.
E poi lasciamo mezz'ora la parola a Bilancio. Dunque, cominciamo dal fondo con la cartellina. No, adesso però facciamo mezz'ora tranquilli. Vi devo dire mille cose, le posso dire solo con più tranquilli. Allora, oggi presentiamo una cosa molto grossa, un po' piccolo, che è il recupero della caserma Garibaldi per fare una residenza universitaria di 176 posti letto, che tanto per dare l'idea è su 1200 il 15% offerto. È un'operazione da 8 milioni di euro che si spera di poterla attivare, inaugurare a marzo, diciamo, ma attivare dopo il collaudo, eccetera, a settembre. Sì, provo all'accademia, certo. Poi, diciamo, presentiamo un bel recupero di un castello, una piccola frazione disabitata d'inverno, un po' abitata d'estate, bellissima, di Val d'Avenna, che si chiama Senarega, che è un'operazione a poco più di 1 milione, che invece ne auguriamo l'11 di ottobre. Infine presentiamo un'azienda della moda, piccola, carina, e un quadro, ecco. Già, se li spiego di video di un sacco di cose, dobbiamo essere arrivati. È un quadro del sostegno per la regione delle aziende lingue del settore dell'artigianato. Infine, i prossimi appuntamenti di settembre sono, allora, io vado domani a Montalto e a Mendatica, Montalto è una cosa abbastanza simpatica, ma non decisiva, ma proprio quando me la si bene, ma ci teniamo a andare. Poi si inaugura una centrale di elettrica coincidenza con la transumanza, poi sempre il 26 si inaugura un piccolo impianto a Cosio, immagino che sia portato da Matteo, e si è deciso poc'anzi, o poi ieri, non so finalmente, che si inaugura Caio poc'anzi, allora si incontra la volta tra Caio e Carta. Al pomeriggio, sì, ma siamo tutto in brano. Adesso seguitemi una mezz'oretta, poi parliamo di là. Dunque, ottobre portiamo un quadro venerdì prossimo, se ci riusciamo, dei giri, di quelli che riusciamo a programmare. Vi dico quelli che sono già programmati, le date poi ve le diamo venerdì, caro, e poi che sia il quadro, la mezz'oretta all'11 e poi un'inaugurazione di un campo a Cornigliano fatto per il fondo della città. Non mi ricordo quando, ma comunque diciamo. Poi, Vescovo, Cucinelli devono stare dietro a Sarzana per vedere il fuoco, sembra che siamo molto lenti. Poi, adesso Giovanni non c'è, si può inaugurare una cosa vado ligure, che sono i, come si dice, gli alloggi, insomma, ERP. Così come pare che si possono inaugurare quelli di Bonassole, che sono praticamente finiti. E poi di altri a località Baite, insomma, offerta di alloggi nuovi, sono nuovi e popolari. Poi credo che finisca l'operazione di Capoberta, quella consente poi di fare sia tubo che la passeggiata. Si inaugura una cosa a Borgio, Torione recuperato di Molotto, un impianto sportivo a Valle Bona. Ti pregherei di finire la data per l'ospedale militare di Spezia che si può inaugurare a ottobre. Due cosette a Cesio, non so il forno, cose piccole. La palestra di Gallenda e bisogna occuparsi di Baiardo, questa famosa casa di riposo che però è finita da anni, ma non c'è ancora la giunta. E tra l'altro è importante perché dobbiamo mettere il codice ariano, ci dobbiamo mettere, quindi non si riesce ancora a venire a capo. Insomma, pare che finalizziamo molte cose, io vorrei concentrarmi a ottobre, novembre, a dicembre, poi farci molto di solito di bilancio. Adesso Ivan ci porterà un po' di queste cose qui venerdì per quanto possibile e poi diciamo ci si lavora su. Adesso invece vorrei passare assieme a tante cose, ma in poco tempo, e poi appunto avere un po' di tempo per il prossimo. Diamo le tutte, Ivan, per cortesia. Facciamo 20 minuti in cui nessuno parla con nessuno. Allora, vorrei che decidessimo una data presumibile per inaugurare la strada Marnella.
nel senso che mi vorrei la data lì, e poi bisogna che aspettare per Conigliano comune, il gruppo Genova, noi diciamo, e non vogliamo su quella roba lì, se non ci sono dei problemi che conoscete meglio di me. Va bene, poi vorrei che venissimo a capo di questa storia della bonifica, diciamo nel mese di ottobre, se non molto, perché adesso noi dobbiamo lasciare, anche in virtù di quello che sta accadendo di là, un quadro ordinato, insomma, questa roba di Renzo, no? Va bene, sull'Ilva io penso che vada bene, già dovrebbero chiudere, naturalmente. Parlavo stamattina col presidente nazionale di Federacciai, perché allora è Esegozzi, poi bisogna capire bene cosa hanno in testa quelli che compono, insomma, in termini di numeri di occupati, per essere chiaro. No, noi dobbiamo portare questa azienda viva alla cessione, poi cominciamo una discussione complicata. Va bene. Poi abbiamo fissato lei la col sindaco un passaggio in comune sul Metro Genova. Adesso ti do la data Ivan, se non va bene diciamo la spostiamo, poi presenteremo qui l'intervento fatto con 60 milioni del FAS che abbiamo concluso, che mi pare che dovuto presentare a fine giugno, ma prima di questo devo fare un passaggio in cui lanciamo l'operazione per Alba come Fareggiano, cioè governo regione. Ci sono i sindacati che stanno, non so se leggono tanti degli articoli. Perché rispetto allo spostamento di quell'insediamento su Savona c'è agitazione e oggi un articolo accusa la società, ma noi abbiamo visto che naturalmente questa è una cosa che tratteremo con delicatezza, con cautela, cioè affrontare il tema del prolungamento della metropolitana, poi ci sono dei problemi che interferiscono con quel disegno. Guarda che le ferrovie, quello che la sindacato la vogliono fare a prescindere, non c'entriamo niente, però è chiaro che non è che possiamo rinunciare a sviluppare un disegno strategico, si troverà una soluzione. Credo che sia importante il fatto di far arrivare la ferrovia fino a San Martino. Vabbè, comunque ha previsto una data in comune a fine mese, poi di parlare, 29. 29 c'è la direzione. Cambieremo. Io ho letto. Beh, ho capito, l'ho fissata senza sapere. No, no, te lo dicevo. Lavoro. Sì, sì, la cambieremo. Dico, ma lo schema è che si fa passaggio in comune con il parlamentare, adesso cambieremo. Non è confermata, ma leggevo i giornali. Già il 29, no, dico, l'hanno fissata prima di sapere che ci fosse la direzione. Quindi il 20 ottobre poi di conseguenza cambierà anche il 3, a meno che non si esca, magari faremo il venerdì 3 con l'altra, il comune il 10 faremo quella qui, il 20 ottobre, meno male che siamo lì. Poi l'onda si va in conferenza il 17. Queste conferenze comportano la presenza, diciamo, politica o no? Non l'abbiamo ancora capito, volevo dire questo. Comunque, no, non c'è, la convocazione è abbastanza ambigua su questo punto, però naturalmente noi ci vogliamo andare, quindi cercheremo di trovare le energie. Comunque bisogna indicare una persona, e infatti l'avrei posto dopo questo testo. Per noi, per partecipare alla conferenza, se siete d'accordo, io proporrei Poggi come tecnico. Il tecnico lo scegli tu, naturalmente. Bravo, lo volevo dire, è una cosa importante. Non ci coinvolge, diciamo di no. Va bene, dai, poi vedete un po' l'aspetto politico, poi bisogna capire se bisogna andarci con degli atti dell'esecutivo o no. C'è una delibera di giunta. D'accordo. Dice io. Va bene, la faremo. La delibera per l'incarico, non ho capito. La delibera solo il parere. Ma noi l'abbiamo aggiornato, lo riportiamo semmai, certo. Stiamo bene il documento, è arrivato che è lungo complicato. Vedono la delega e una sola persona. Più la parte politica che sicuramente ci andrà anche se non la vogliono. Vabbè, adesso comunque seguila tu. Sì,
Va bene, poi volevo chiedere a Pippo, a Angelo e a Matteo di fare una riunione sul Giro d'Italia, senza da eccessiva, come dire, non perdiamoci tempo. Nel senso che vorrei vedere bene questa cosa dell'IVA e vorrei che non la pagassimo. Poi ci sono anche opportunità nuove, diciamo, però adesso siccome dobbiamo parlare dopo il 6, però bisogna che noi ci attrezziamo per affrontare il male del 6, quindi tipo metterla su uno o due, questa riunione qui. Vabbè, dei fondi europei vi ho detto, adesso se ne occupa Renzo. Sul FAS invece, quando finite? Come finite? Ho finito sulla riunione di sintesi, come di mattina. Poi venerdì prossimo diteci un po' perché questa mia. Ecco, Bisagno invece, dunque, Bisagno come siamo? Ci sono novità, è arrivata la sentenza, non è arrivata? Non è arrivata? No. Sì, sì, le motivazioni, insomma, adesso male. No, quindi continuiamo a aspettare, no? Mi sembra che non possiamo. Allora magari venerdì poi diciamo qualcosa. Sì. Sì, ma mi sembra fatto più che altro giuridico qui, è una questione della matura, suppongo. Va bene. Dunque, Esaote male, no per ora. Esaote c'è qualche segnale, sa, consolidato nei prossimi giorni. Dovrebbe essere la riunione conclusiva al Ministero il 29. Dunque, TPL, ci siamo visti con Eretano. Adesso le due vediamo. Dici. No, sono d'accordo, abbiamo già trovato la data. TPL, dunque, TPL, abbiamo visto la RT, vediamo oggi alle 2 per tutt'altri motivi di fondazione. C'è sempre tu, Angelo, no? Sono perso. Alle 2 vediamo. Sì, sì, sì. Poniamo quindi la fondazione del tema, diciamo, più doge, no? Con l'obiettivo di adesso, quello che diremo con l'obiettivo di fissare una riunione la prossima settimana, diciamo, per affrontare il tema idrogeno. Senza quell'alba lì, RT non so cosa fare sopravvivere, tanto per essere chiaro. Cioè, lo schema sarebbe questo: dei 10 milioni, 5 milioni europea, 3,5 la Carige, che deve, la fondazione che deve confermare questo impegno, 1,5 la regione che ci metterebbe i soldi dei bus. No? Se quadra quello lì, è una precondizione per provare a salvarla, se no, dico gli amministratori, chiude subito. Poi c'è questa cosa, anche nel proprio, cioè, non ci sono dei vincoli sui confinati di modalità d'acquisto, no? Cioè, stavo restando nell'emergenza forse non conviene mettere in tasca il flusso. Ma guarda che l'altra strada non si fa in tempo, è timo e prima, lo dico io. Sì, ma l'altra strada, non so cosa ne fa, non muore prima. Abbiamo un problema che vedete dei cofinanziamenti pesanti a carico nostro, che abbiamo trovato, allora non lo fa. Sai, passi, non so che tempo va questa roba. Vabbè, seguitela. A questo punto, diciamo, al trio le scanne del TPL si affianchi anche Lucinelli per l'aspetto passi. Complesso. Diventa un partito. Eccetera. Beh, io non lo so, so che è complessa, ma il desiderio dell'azienda è legata con la roba lì, ci dicono tutti gli amministratori, gli azionisti. Nel senso che non è detto che se quella cosa lì si salva, l'azienda si salva, ma se non si salva qualcosa dell'azienda. Poi non so, si è sbloccata la questione dell'acquisto dei bus o non si è sbloccata. Lo sapete, per non dire con vescovo. Dunque, Scarpino siamo al punto che non prendo manco la Concordia, ho visto, no? Quindi bisogna assolutamente lavorare sul boscaccio, penso, no? Adesso non vorrei che la Concordia, perché è un elemento di rilancio, diventa una cosa che ha forza in per la Francia. Ma no, boscaccio mi sembrerebbe una cosa ancora. Col trituratore ci possono andare, non c'è problema. Dove? No. Chi la segue? Renzo sta roba qui, sì. Ma non la seguivo io. Beh, lì, se la prendi dal punto di vista del boscaccio, allora se la prendi dal punto di vista della, come dire, della... Non c'è bisogno. Non c'è bisogno.
Diciamo così, la, diciamo che la, la seguo io per la parte poetica, e se c'è bisogno poi ve lo dico, perché tanto Gabri no, va, ha già fatto le verifiche, no? Vabbè, poi ci sono poi ci sono i due temi rifiuti, insomma, non so come usciremo, insomma, c'è cioè Genova e Penso. Genova sostanzialmente adesso la provincia deve dare un suo verdetto, no? Così? Diciamo che deve essere ancora presentato il progetto per l'ampliamento di stazione per la nuova autorizzazione da parte della provincia. Hanno inviato una serie di documenti per la verifica del superamento delle condizioni sia previste per legge sia previste diciamo, nell'ultimo atto della provincia. Diciamo che non siamo messi benissimo. No. E invece su Imperia, dove invece teoricamente ci sarebbe stato un accordo tra i diversi livelli istituzionali, c'è un sequestro, no? E abbiamo 3 mesi e mezzo di buoni, 8-5, dopodiché siamo sicuramente per terzo. No? Quindi anche in questo caso il piano B sarebbe trovare un'area, una serie di riunioni di provincia, ai fini di in selezionatore dividere l'organico dal secco e poi il secco mandare l'organico invece mandare il posso fare una parola d'allarmismo? Non sono solo queste le situazioni rispetto alla norma sul pretrattamento, sono tutte? Tutte. Adesso no, ma tu, infatti, quando c'è stata quella cosa, no, è per Scarpino. Non è per Scarpino, sono tutte. La norma della nostra, diciamo. Tutte le nostre discariche sono in questa situazione, ad eccezione della situazione di Spezia, perché non c'è discarica e c'è una unità. Il resto è così. Quindi, ora noi stiamo lavorando. Quell'anno di proroga ha messo il governo, non c'era un pugno, che qualcuno faccia i corsi in corso. Ci aiuterebbe a far scattare il piano che stiamo lavorando io e la mia. Ma poi è realistico, diciamo, Paolo, non è il nostro storico. Qualche trituratore, separatore, tanto per mettere, cioè, fare una politica impiantistica, diciamo, che ti aiuti, no? A far vedere tutte delle cose, si potrebbe fare. Ma quest'anno qua noi non sappiamo se ce l'abbiamo. E quindi bisogna lavorare con il piano A, che è questo qui, cioè creare una rete di impianti che ci aiuti, oppure il piano B, cominciare a pensare e portare fuori il prestigio. Allora, stamattina abbiamo visto con Lorenzo un po' a spizzi che boccone con l'Ilva, si può dire, no? Sì, penso che sia. Messina e Luperto, e quindi no, si aspettano Messina, guys. E loro ci confermano che partono con il primo impianto a Ferrania, hanno già il titolo a costruire. Partono con un impianto da 120.000 per 35.000 120.000 diciamo abitanti. Dicono che una cosa, stanno scegliendo chi lo fa materialmente. E dicono che è una cosa estremamente semplice che si fa in un anno, insomma, che è modulabile lì dove sono, perché lo spazio è finito, ma che sarebbe anche più logico, diciamo, farli distribuiti piuttosto che concentrati. E quindi insomma che se ne possono fare tanti. Esattamente quello che stiamo cercando di fare, mettere in rete quelli che sono in via di realizzazione, evitare di fare di tutto e di più, che tanto di tutto e di più serve, da concentrare sulle zone che abbiamo a riferimento e cominciare a lavorare con serietà. Però non è solo, sono solo quelle lì, sarebbe grave. A fronte di tante criticità ci sono due fatti abbastanza evidenti, che finalmente si comincia a fare l'umido e che finalmente si comincia a togliere l'argomento a chi non faceva l'umido che non c'erano i gestori. Nel senso che da un anno ce ne vanno grossi, cioè, ce ne vanno per 100.000 abitanti, quindi vuol dire ce ne vogliono una dozzina, insomma, no? 120.000 abitanti, vogliono una dozzina, ma dice che si paga, che va bene, insomma.
Va bene, Tirreno Power, siamo una situazione delicatissima, ho chiesto al ministro che ha accettato di inviare la conferenza di servizio all'1 ottobre, mi ha chiamato ieri, ma come si fa a lui? Adesso noi ci proponiamo di portare una posizione degli enti, diciamo, condivisa e omogenea, insomma, il modello concordia sul territorio. I comuni, gli enti limiti. I due comuni, provincia, regione, forse anche ARPA, ma diciamo gli atti. Ora la dico semplice, un contratto, l'amministratore, eccetera. C'è stato un forte processo di incentivazione all'esodo molto remunerato, molto molto remunerato, che fa pensare che l'azienda prova ad andare avanti, perché se no meno che mobilità, perché doveva pagare un sacco di soldi per ognuno. Loro dicono che si sta, diciamo, in una forchetta, diciamo, come si chiama? Nella forchetta MSD dentro ci stanno, che praticamente chi produce spezie piuttosto che vecchia, eccetera. Se invece si imponesse di andare, come dire, sulla parte bassa della forchetta, saltano. Questa è la sostanza. Andiamo a vedere, insomma, su ottobre sapremo cosa fare. Insomma. Poi salto cose che ho detto l'altra volta e arrivo alle province, mi pare di capire se ho visto i documenti, ci siamo? Vado, sì. Allora, c'è stata 9 l'approvazione dell'accordo tra le regioni e il Ministero, no? Sul tema sia delle funzioni e anche, diciamo, il DPCM legato alle risorse. Ora, dopo 15 giorni ci sarà, diciamo, una rilevazione da parte delle province delle risorse necessarie per il personale legato alle relative funzioni. Ok? Quindi noi avremo un piano generale. A questo punto noi dobbiamo costituire un osservatorio, che è un osservatorio, diciamo, di carattere regionale, per regolamentare questa fase. Venerdì veniamo con una proposta, diciamo, operativa su come costituirlo. Scusa, i poteri della provincia vanno rinnovati con legge sempre entro il 31 dicembre? Sì, entro il 31 dicembre. Infatti era l'ultima cosa che dicevo, disegno di legge entro il 31 dicembre. Disegno di legge? Sì, sì. Non l'approvazione, ma lì. E a questo punto, sì. Poi mercoledì però c'è una riunione a Roma Tecnica, dove ci saranno ulteriori dettagli venerdì. Ma noi saremmo in grado di mettere anche questo qui nel collegato, ma no. Dovrebbe essere un disegno di legge specifico. Ma sai, il disegno di legge con una giunta che finisce su orizzonte a febbraio, che senso c'è? Sì, l'obiettivo lo condivido, perché è meglio stabilizzare, dare un po' di... però dipende un po'. Possiamo pensare di fare una legge quadro per il passaggio delle funzioni, cioè dare i principi generali e i criteri, poi nel 2015 la parte attuativa, diciamo, che dovrebbe essere. Perché avere questa cosa appesa, cioè di lavoro, è sì, avere una cosa appesa, diciamo, durante la fase di scioglimento della giunta, campagna elettorale, eccetera, è una cosa molto pericolosa. No, ma condivido, dice Gabriella. No. Che poi la parte attuativa sicuramente dovrebbe essere, però sì, io vorrei fare subito questo osservatorio e cercare di coinvolgere, insomma, il più possibile. Abbiamo nel frattempo con Pippo istituito un tavolo di regia sindacale e questo è partita oggi, credo, la lettera, quindi l'abbiamo anche già convocato per il 24, quindi insomma lavoriamo da un lato con i sindacati, dall'altro con i soggetti coinvolti, vediamo di chiudere quanto prima e se c'è disponibilità anche sarebbe per fare come dici tu. No, perché adesso provare a fare un collegato, un finanziario, un pacchetto di molto grosso, approfittando il fatto che ci sono obblighi di legge, Banduzzi e Messi con Messi, Patto della Salute e accordo sotto il governo, ecco, l'impressione che noi di cose grosse oltre quello ne facciamo più. Va bene, sulla cassa. Però, come dire, il consiglio
ha la responsabilità quanto noi di approvare un disegno di legge. No, non ce l'ha. Il disegno di legge ha una funzione di giunta. Quindi se troviamo una quadra col consiglio possiamo anche. Se noi, ma disegno. Se non c'è la quadra col consiglio, sì, metterlo sulla finanziaria o il collegato vuol dire portare. Sì, io. Certo. Non vale come passa. Però lasciare sul tema provincia, gli danno più ragione in campagna elettorale, ci danno più tutto. Vabbè, sulla casata, come sapete, che io ce la mando buona, ormai ci siamo. Senti, invece ho ricevuto una cosa, un porticciolo di impero, sì, che ho girato, ma non vuol dire? Noi abbiamo questo problema sulle commissioni di collaudo che ci stiamo trascinando da un paio d'anni. Che cosa succede? Il 509 prevede. Fate come volete, io. No, ma non sia utile, ma non può essere. Se sei obbligato, no, non ce l'ho lei. Cioè, secondo me le due ore di giunta sono molto importanti di dire insieme, ma se non si può, non si può. È una questione di programmarsi il lavoro, no? Cioè, va bene. La sostituisco io la minervina. Ci organizziamo due ore tutti insieme, secondo me è utile, ma va. Dai. Sì, dicevo, insomma, questa famosa commissione che aveva il compito di, insomma, di collaudare le opere, di quantificarle, di creare concessioni, insomma, c'era una composizione con esponenti della regione, del comune, dell'Agenzia del Demanio. A un certo punto l'Agenzia del Demanio ha cominciato a non inviare più il proprio rappresentante, quindi i lavori della commissione si sono così bloccati, perché insomma, c'è giurisprudenza che dice che è una commissione, come dire, la composizione perfetta, e quindi sono presenti tutti. Ma il Demanio, come dire, si può allogare il diritto di mandare tutti? Secondo noi no, però di fatto non li mandano, e quindi la situazione è questa. Poi io non condividevo, è ovvio che è un organo perfetto, però come è perfetta dire, la commissione all'esame di maturità, ma ciò non vuol dire che se mentre l'insegnante sta andando a dare l'esame, fa un incidente, va in ospedale, non continuano con l'esame di maturità. Ma c'è l'insegnante, ma dipende dal tesoro. Dal Ministero delle Finanze, credo, no? Sì, tesoro. Facciamo un interpello un po' formale, se no. Abbiamo già fatto, abbiamo chiesto anche il Consiglio di Stato, un parere, ma non ci hanno risposto. Vabbè, ma la vicenda. Però scusate, questi qui dipendono dal Ministero. Allora, bisogna chiedere al Ministero. Cioè, i casi sono due, o sono obbligati a partecipare, vengono, poi non è più corretto. Infatti, ma dopodiché, no, ma possiamo rivolgerci al capo di gabinetto, al capo della finanza, al cercare di dire. Io sono andato anche giù a parlare con la direttrice generale dell'agenzia. Da oggi, da quando è nominato Reggi, è cambiato e si è sbloccato il programma. Bisognerebbe parlare più. Si è sbloccato il programma. Basta cercare. Perché quella lì non ci sentiva. Sì, ma dopodiché noi un danno l'abbiamo anche fatto come regione, nel senso che, vista questa impasse, andate a parlare con Reggi, che lui ci dica due cose. O che li manda. O che, diciamo, li manda, o che si stabilisca che possiamo decidere anche senza di loro. O il numero del suo segretario. Vabbè. Poi, già che siamo a questione di porticcioli, dunque 20 miglia. 20 miglia c'è una richiesta, è fermo. C'è una richiesta di ridurre il numero, aumentare la dimensione, mi sembra una cosa ragionevole, se il comune accetta andiamo avanti così. Se no, se adesso non mi guardi tutti, fate quello che volete, non vi preoccupate. Aprire chiave qua, niente da fare. Dai. Non è un collegio perfetto questo. Dai. Ospedaletti, chiedo un incontro, sì, a me, ma ti pregherei di gestire questa fase. L'avete fatto ieri. Perfetto, bellissimo. Come va a finire lì? Ma direi bene, perché abbiamo messo insieme, insomma, un po' di cose da fare noi nel comune. Credo che entro la fine dell'anno riusciremo a fare sia lo straccio del piano della costa, e loro vedranno le loro varianze. Dopodiché l'anno prossimo vedranno come gestire poi la progettazione e quant'altro. Però io si va una cosa molto ridotta. Sì, 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 sì. Diciamo che quando si veniamo a capo o no? Anche meglio a colare di sotto la porta. Un'azienda nuova che viene. Adesso mi salto un po' per riguardo la novella.
dice adesso volevo parlare di una sala di energia, ma appunto ti pregavo Lorenzo di fare un po' di passaggi su una sala di energia. Volevo capire due cose: uno, quando è che si conclude la il close, diciamo così, e l'altro capire come, nel senso voce diversa, insomma, come stiamo a oggi, in quanto razze, prospettive, occupazione. Okay. Poi ho preso contatto con Moretti, ma non sono riuscito a vederlo in questa prima settimana, in questa inizio settimana. Sera Spezia. Sì, ho visto, ci vai, se ci sei, digli che lui sa che ci siamo seguiti, adesso vediamo di... Poi bisogna che riprendiamo in mano questa questione di, diciamo, di TRL. Sei riuscito poi a parlare con Sabino, siete riusciti a chiamare? Abbiamo lasciato dentro da chiamare lui, se vediamo sempre un po' così. Vabbè, settimana sentilo e vediamo di chiudere questa partita qui, insomma. Nel senso che il rettore nuovo non ancora in carica, diciamo, ma comunque eletto, è rientrato. Non so se qui vuoi fare un passaggio con i due rettori, quello in carica e quello eletto. Ne abbiamo assoluto bisogno, questi qui sciolgano questo nodo anche negativamente. Vorrei quasi dire che ci viene quasi meglio che lo sciolga negativamente a questo punto, insomma. Però non devono sciogliere loro, insomma. Comunque, a parte il discorso FAS, il discorso ISE si deve sciogliere. Questi soldi qui entro il 31 dicembre sono persi, insomma, se non si finalizza. E siccome se dicono no, bisogna costruire l'alternativa, lo diciamo adesso, insomma, diciamo sì o no, rispondo. Quindi tu senti il MISE, tu senti l'università e poi chiudiamo un po' così. Dunque, volevo chiedervi di riprendere, ma la state già vedendo, la questione di ribaltamento. Sono stato a parlare con Bono, mi chiedevo, l'ho assicurato che ho fatto quella cosa là. È a posto, no? Adesso va. Fine mese consegna un progetto completo all'autorità portuale, che hanno già consegnato le parti, salvo la parte ambientale che mancano adesso da sta facendo. Bisogna fare tutta una serie di accordi, se pensano andare da lì, da là, quindi ora si può andare al Consiglio Superiore? Ora si può andare a partire con la procedura approvativa e parallelamente con tutti gli atti, con i soggetti terzi per la disponibilità degli anni. Però dovremmo essere, se c'è l'accordo con il tutto, c'è per la parte partita. Stamattina abbiamo chiuso con Ferrovie, che è la parte di ufficio. Ci danno il passo per passare con i loro dotti, si riesce a attivare. Va bene. Poi, ho visto Bono, appunto, mi chiedeva di ribaltamento, bisognerebbe che tu con Sorrentino, diciamo, per quello che sono, lo aggiornassi un po', sulle questioni di ribaltamento. Dopodiché, effettivamente, è vero che loro cominciano ad avere una crescita molto consistente, e quindi è immaginabile che ne abbiamo altre commesse o altre da te, già in costruzione, che sarà molto bello. Adesso però quello che lui ci chiede è disponibile anche a venire, diciamo, a ottobre, in giugno, a fare quel passaggio, dice la porta come va. Fatto tra parentesi, diciamo, lui pensa che tra settembre, ottobre, novembre, dicembre si chiuderà il pacchetto, diciamo, per Spezia sul Levante, diciamo, se arrivano già. Che sono contrattualizzare le marche. Devono contrattualizzarne da 2 a 4, cioè, cosa abbastanza consistente. Dice che il programma darebbe tranquillità per 6, 7, 8 anni. Insomma. Dopodiché lui vuole discutere un po', e ci chiede anche di farlo anche noi, insomma, sulla questione fisica, siamo fisica e trattamento, e poi sulle questioni come dire, organizzative, di utilità. Bisogna che come qua sul lavoro, vediamo lì, per cominciare un po' più in cantiere, per fortuna qui per lavorare di più, per lavorare di meno,
trascurabile. Va bene, adesso rimando, diciamo, alla settimana prossima tutto il pacchetto vado io, che sia vescovo, sia... Rambaldi, hai fatto saltare tutti i collegamenti. Ma siete una classe indisciplinata veramente. Già la fai uno in streaming, lo stesso. Sono provato da giunta. Ferreggiano siamo a posto, nel senso che la Pantone va in gara, ma d'ottobre ci sono. Invece legato al Ferreggiano vecchia parte, c'era la questione del Molinetto che l'erogatore liberale non riesce a dare per la sua condizione, non sopravvenute o non sopravvenute. A questo punto abbiamo chiesto di liberare, diciamo, la vincola e aspettarlo. E bisogna trovare una soluzione, no? Parliamo noi, troviamo una soluzione. E oggi sono arrivati perché ho dovuto verificare se il comune era ancora valida l'erogazione, il bando di erogazione liberale. Mi hanno mandato tutta la documentazione e stamattina l'ho girata a Roncallo per fare. Bene. Dopodiché, per chiudere quel vecchio pacchetto, diciamo, in cui il commissario io c'è da mettere insieme tra Reggiano e Sturlo, come sapete. Io non so perché questi soldi siano fermi a tempo immemorabile. Sono 63 anni che sono questi soldi. Forse di più. Sturlo non c'è una parola, sembra che ne ripensate. Almeno però facciamo sta passerella, insomma, perché noi abbiamo tolto sta passerella dicendo poi si rifà nell'ambito della programmazione complessiva, non si è fatto vedere. Ma che c'è nel grosso la bozzotta. Ma chi, la provincia? Dopo che abbiamo fatto 50 di è un obiettivo, poi della grossa volontà di anni. 50 di va bene, poi c'è un passaggio delicato su Savona, nei prossimi giorni parlo di vita. Allora, gli abiss, ovviamente seguirete con molta attenzione, eccetera, eccetera, cos'è l'identità, fare, no? Spero bene, cerchiamo di ottenere più alternazioni possibili, più motivazioni possibili, eccetera. Infine, due cose volevo dirvi ancora. Una, mi pare che dovremmo essere vicini a chiudere la partita di Recco, piscina. Meglio, no? Siamo vicini a chiudere, giusto? Siamo comuni, però dice che a ottobre chiuderemo. Nell'ambito di questa operazione, allora hanno chiesto loro gli operatori di comprare un bene ASL, che va bene vendere. Cioè. Adesso però bisogna vedere, diciamo, se l'offerta è con, per me ci vuole essere in gara, questo come sia. Se l'offerta è con, possiamo dire alla cabina di regia che c'è un quel pacchetto generale che veda pure questo, la contraparte va anche pure quello che è terra e poi giù su questo punto, no, non credo. Ma ma questo qui non è dentro il pacchettone, lo facciamo vedere alla cabina di regia, facciamo così. Sì, sì. Ci pensi te, eh? Sì. Quindi vedere la cosa di Recco, ti chiami oggi, diciamo, l'ASL, mi sembrerebbe sensato. Se va bene mettiamo in gara subito, ci di comprare. Infine volevo chiedere a Claudio, siamo stati nel tempo di noi nella segnale di lancio, di fare bene una campagna facendo il punto su Spezia, nel senso di del puzzle per sì. Allora, ho capito che si inaugura ospedale militare a ottobre. Poi bisogna fare bene il punto su 24 maggio, diciamo, no? Bisogna fare il punto su Gagnocchi che ancora non si è mossa, giusto? Sì. E tu le va detto.
Poi bisogna riorganizzare, diciamo, Sarzana in funzione del trasferimento della Bugnocchi. Bisogna vedere bene la tempistica della radioterapia, che presenterei anche qui una volta, e invece credo che siamo partiti, stiamo per partire la voglia di Sant'Andrea, no? La data delle offerte dovrebbe essere fine novembre, no? Quindi potremmo essere in grado di chiudere il mandato a finale della voglia, va bene, mille cose, ma mi lascio, mettiti qui Claudia, se... No, ma Vi pregherei di fare molta attenzione perché è un cambiamento epocale, sostanziale. Dai. Allora. Cercherò di essere breve perché comunque capisco che l'argomento non sia accattivante, però vale la pena perché il 118 è stato recentemente modificato dal decreto 126 che ha raccolto le esigenze di 2 anni di sperimentazione. La Liguria, sapete che... La Liguria comunque non faceva parte direttamente della sperimentazione, ma in qualità di vicari del coordinamento affari finanziari abbiamo partecipato all'iter. Quindi parliamo di armonizzazione dei sistemi contabili. Che cos'è l'armonizzazione? Brevissimamente, diciamo che è un processo di riforma veramente grande perché coinvolge tutta la pubblica amministrazione. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, tutti dovranno arrivare con l'applicazione del 118 ad avere dei bilanci che siano redatti sulla base degli stessi schemi e degli stessi criteri. Perché c'è questa necessità? Perché in oggi i bilanci delle pubbliche amministrazioni non sono comparabili, ognuno ha schemi diversi, gli enti locali diversi dalle regioni, le regioni diverse da quelli dello Stato, con anche criteri contabili diversi. Questa cosa naturalmente è chiaro che provoca delle grosse difficoltà e dei lavori veramente dispendiosi quando si tratta di riconciliare i risultati dei diversi livelli di governo per poterne poi rispondere attraverso i dati Istat ed Eurostat a livello di Unione Europea. Quindi diciamo che si vuole uscire da questo sorta di labirinto, no? Nel senso che nel momento in cui abbiamo schemi che si parlano e che comunque vengono redatti con gli stessi criteri, è chiaro che anche i risultati di amministrazione sono risultati conciliabili e soprattutto gestibili in maniera molto più fattiva rispetto a quello che è oggi. Intanto si tratta anche, direi, di riguadagnare una certa credibilità, perché quando abbiamo cominciato le analisi abbiamo visto che c'erano e ci sono tuttora dei problemi di cui poi vi dirò e che rendono difficilmente Il bilancio che approviamo a fine anno è già fatto su base di questi criteri che stai illustrando? Il bilancio che approviamo a fine anno sarà fatto su questi criteri e siccome però, vi dicevo, la modifica è una modifica veramente importante, abbiamo 3 anni di avvicinamento al sistema finale. Adesso poi vedremo come andiamo avanti. Per quanto riguarda il contesto normativo, direi vi faccio un minimo di quadro per capire che non è stato facile arrivare a questo risultato, perché questo sorta di ghirigoro che vedete è la produzione normativa che vede due esigenze, cioè da una parte il principio dell'autonomia finanziaria, il cosiddetto federalismo fiscale
se vi ricordate la legge 42 del 2009 che era partita in un certo modo, e in oggi naturalmente occorrerà ridefinirla, però comunque ridefinire l'ambito delle potestà fiscali tra l'amministrazione centrale e quelle locali è comunque uno degli obiettivi. E dall'altra parte, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, il fatto che l'Italia abbia aderito al Fiscal Compact naturalmente ci dà degli ulteriori obblighi, che è quello del principio del pareggio del bilancio, che addirittura è stato declinato in Costituzione attraverso la legge costituzionale 1 del 2012 di modifica dell'81, e poi attraverso una legge rinforzata che è la 243 del 2012, che, di cui poi parleremo, perché ha un impatto veramente forte su quelle che sono le possibilità di investimento degli enti, perché addirittura la 243, nel prevedere il pareggio di bilancio, prevede anche che l'indebitamento non possa essere effettuato a livello di singolo ente, ma debba trovare il coordinamento di tutti gli enti locali del territorio, per cui prima di poter fare investimenti, indebitamenti, io devo avere l'equilibrio non solo della regione, ma di tutti i comuni, di tutte in oggi le province, o quelle che poi saranno gli enti che le sostituiranno e che insistono sul mio territorio. Quindi è un lavoro immane, perché non solo bisogna considerare il nostro indebitamento, il nostro equilibrio, ma anche quello degli altri enti. Passando poi a diciamo quello che succede più vicino a noi, cioè al bilancio regionale, vedete che il 118 ha una sorta di bipartizione, perché si parla di titolo primo e titolo secondo. Il 118 ha questa grossa, secondo noi, problematica, che è partito, ha diviso in due titoli i suoi contenuti, di cui il titolo primo è relativo al bilancio regionale, esclusa la parte sanità, e il titolo secondo invece si occupa solo della parte sanitaria. Se ne occupano, cioè sono proprio frutto di due teste pensanti diverse, che poi sono state messe insieme, ma senza prendere in considerazione la problematica del collegamento. Quindi la parte, diciamo, MEF, che si occupa di sanità, ha voluto l'inserimento del principio economico-patrimoniale che le aziende sanitarie già in oggi applicano, e quindi anche la regione deve, attraverso la GSA, poi lo vedremo, parlare quel linguaggio. Il titolo primo invece ha criteri e schemi di bilancio diversi. È chiaro che lo sforzo che noi dovremmo affrontare è quello di portare a unione i due titoli, perché comunque il bilancio regionale è un unico bilancio, non possiamo parlare di bilanci diversi o separati. E la 243, come vi dicevo, introduce poi il concetto del pareggio di bilancio di competenza e di cassa, su cui torneremo successivamente, ma era tanto per dire che titolo primo e titolo secondo, sanità e non sanità, insieme devono comunque dare un risultato di pareggio, sia in termini di competenza che in termini di cassa. Parliamo quindi non tanto di armonizzazione, ma di disarmonizzazione in questo caso, tra titolo primo e titolo secondo, perché i principi contabili con cui si gestisce la sanità e che sono entrati a regime già dal 1 gennaio 2012 sono diversi, perlomeno all'inizio del cammino, da quelli con cui gestiamo il resto del bilancio. La differenza è anche proprio nella finalità. Il titolo primo considera le azioni contabili sotto il triplice profilo finanziario, patrimoniale ed economico, ha come finalità quella, abbiamo detto, dell'armonizzazione, ma soprattutto della miglior programmazione degli investimenti nell'ambito di più esercizi, e al fine di consolidare nell'ambito della finanza pubblica tutte le risultanze contabili, ad eccezione del settore sanitario, che abbiamo detto segue proprie regole.
Andando avanti, vi dico velocemente come stiamo gestendo già in oggi il titolo secondo attraverso la cosiddetta GSA, cioè la gestione sanitaria centrata. Il dottor Bonanni è responsabile della GSA, nel senso che c'è una figura di riferimento comunque all'interno di questo sistema che ha come finalità quella comunque di armonizzare le attività e le azioni delle singole ASL con quelle del bilancio regionale. Quindi è un'azione di coordinamento e di consolidamento che viene fatta tra il bilancio regionale e quello delle aziende sanitarie e poi all'interno del bilancio regionale tra il bilancio della GSA e quello e il resto del bilancio della regione. Quindi un sistema un po' aggrovigliato, se vogliamo. A partire dal 1 gennaio 2015 cosa cambia? Questo è un po' il tema, no, di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni per cercare di avvicinarci a questo appuntamento. Cambia che intanto gli schemi di bilancio saranno nuovi schemi di bilancio, nel senso che non ci sarà più lo schema di bilancio per UPB, anche se in questo primo anno continueremo a gestire autorizzando secondo il vecchio schema, avremo in affiancamento invece gli schemi per missioni e programmi, che per adesso sono a fini conoscitivi, poi vedremo cosa succede nel 2016 e 2017. Ci sarà il nuovo principio, questa è la rivoluzione maggiore, diciamo, che è quello della competenza finanziaria potenziata e l'introduzione per poter gestire il principio della competenza finanziaria potenziata di un cronoprogramma che verrà adottato appunto a partire da gennaio. Il bilancio pluriennale è autorizzatorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che io potrò impegnare e accertare anche sui 2 esercizi successivi a quello che sto approvando e si procederà, come noi abbiamo cominciato a fare già da 2 anni, a quello che si chiama riaccertamento straordinario dei residui. Cioè riaccertamento straordinario dei residui significa che andremo a verificare tutti i nostri residui, sia attivi che passivi, cioè tutti i nostri debiti e crediti che ci stiamo portando dietro dal passato, per verificare che siano esigibili e siano liquidabili. Dal 2016, quindi, il passo successivo è l'applicazione dei principi della contabilità economico-patrimoniale e del principio applicato della programmazione e dal 2017 avremo il bilancio consolidato regionale, cioè un unico bilancio che consolida tutti i dati di tutto il settore regionale. Quindi diciamo che l'operazione... Non è comune. Non i comuni, diciamo, le agenzie, no? Tutto il settore regionale allargato e poi per il principio della 243 del pareggio anche dovremo avere tutti i dati relativi ai comuni, province, tutto quello che ci sarà. Quindi, sì, tutto il sistema pubblico che insiste sulla regione. Il bilancio regionale è di competenze di cassa già oggi, ma abbiamo detto dal 1 gennaio entra in vigore il principio della competenza finanziaria potenziata. Che cosa significa? Significa che diciamo che nella normativa c'è stato un po' di accelerazione, un po' di passi indietro, nel senso che si cerca di avvicinarsi sempre di più a un bilancio di gestione di cassa più che di competenza, no? Quindi gestisco le risorse che ho, non quelle che penso che mi arriveranno, eccetera. Quindi diciamo che a un certo momento c'è stata proprio una richiesta da parte dell'Unione Europea di andare in questa direzione. Naturalmente è chiaro che le normative sono poi sempre frutto di azioni in qualche modo che devono coordinare diverse esigenze, diverse necessità, quindi il principio di competenza finanziaria potenziata si avvicina molto al principio di cassa puro, ma non è proprio il principio di cassa puro. Diciamo che le differenze
sono che nel principio, quando si applica, e la slide dopo credo, quando si applica il principio di competenza finanziaria giuridica, abbiamo la gestione dei residui, cioè crediti e debiti che poi ce li portiamo che ci portiamo dietro. Con la competenza finanziaria di cassa pura non esistono residui, perché io impegno quello che liquido nell'anno. Con la competenza finanziaria potenziata c'è una forte e una notevole riduzione dei residui, ma non un azzeramento come poteva essere nel caso della competenza finanziaria di cassa pura. Torniamo un attimo indietro. Prego. Non ho capito. Il principio di competenza finanziaria potenziata che cosa significa in pratica? Che le obbligazioni, gli obblighi, se io non so, sottoscrivo un contratto, acquisto un qualcosa, questo impegno viene registrato nell'esercizio, ma viene imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Quindi quando in oggi noi abbiamo a dicembre la corsa all'impegno, vabbè, adesso molto meno perché i fondi liberi sono molto meno, però in passato quando arrivavamo verso novembre-dicembre le nostre strutture che avevano ancora dei fondi liberi disponibili, discrezionali, invece di, cioè per evitare il fatto che questi fondi andassero in economia, facevano degli impegni all'ultimo istante in modo da potersi portare dietro il residuo. Questo non accadrà più perché con il principio di competenza finanziaria potenziata, nel momento in cui si registra l'impegno, bisogna indicare in quale esercizio questo impegno viene pagato. Se lo sappiamo già, imputiamo la spesa al bilancio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Se invece si fa un impegno senza avere questa contezza, a fine anno tutti gli impegni non liquidabili vengono cancellati dalla ragioneria, per cui si attua questa diciamo avvicinamento alla gestione della cassa. Naturalmente sì, gli obiettivi sono quelli che ti fanno conoscere effettivamente i debiti della PA, perché è chiaro che io se ho una scadenza so quando dovrò andare a pagare, quindi c'è il debito è sorto, evitano l'accertamento di entrate future di cui non conosciamo il momento in cui si manifesteranno, e evitiamo il mantenimento di impegni inesistenti, ma anche di accertamenti inesistenti, che sono il problema con cui ci scontriamo e ci scontreremo nel momento in cui andremo a concludere l'attività di riaccertamento straordinario. La competenza finanziaria potenziata si porta dietro un istituto nuovo, anzi due istituti nuovi, uno che è il fondo pluriennale vincolato e l'altro che è il piano finanziario o cronoprogramma di cui vi parlavo, perché il fondo pluriennale vincolato è un saldo che va a coprire le obbligazioni che diventano liquidabili negli esercizi successivi. Mentre il cronoprogramma è un sistema che noi introdurremo appunto da quest'anno e che dovrà essere utilizzato dai funzionari di spesa per concretizzare quelle che sono le decisioni di spesa della Giunta, nel senso che ogni gestore di risorse dovrà indicare in questo cronoprogramma come gestirà le risorse, nel senso quando arriveranno a scadenza i pagamenti degli impegni che chiede, e c'è con il 118 una responsabilizzazione del funzionario di spesa, perché l'articolo 56 dice: il funzionario della regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica. E quindi diciamo che nel momento in cui io registro la spesa devo anche avere la assoluta certezza che questi fondi esistano e che vengano a scadenza nel momento in cui io ho previsto il pagamento. Sparisce l'istituto della perenzione, non avremo più i cosiddetti fondi perenti, che sapete che dopo un tot di tempo questi fondi vengono espunti dalla contabilità e vanno a formare il cosiddetto, i cosiddetti fondi perenti, che sono... Prego? Non se ne formano più di nuovi, e noi non se ne formano più proprio per l'introduzione di questi nuovi principi, perché io ho, quando assumo l'obbligazione, so quando l'obbligazione va a scadenza e quindi la imputo nell'esercizio giusto di scadenza. Non formandosi più i perenti, dovremmo solo gestire quelli, la massa che abbiamo adesso, e quindi si blocca un appalto. Poi si blocca l'impresa fallisce, eccetera, non vai il problema. No, se si blocca, dunque, con il cronoprogramma, nel momento in cui vado a gara e faccio l'impegno di spesa, e poi guardo con il cronoprogramma quando dovrò fare il pagamento. 15, 16, 17, se si blocca, ho la possibilità, modificando il cronoprogramma, di spostarlo all'esercizio in cui va. Quindi me li porto dietro, sì, quello assolutamente sì, però devo, è una visione... Non si chiamano più perenti, ma si chiamano fluttuanti. Sì, sì, diciamo di sì, nel senso che comunque danno comunque, abbiamo sicuramente un maggior controllo sulla spesa, il problema qual è? Che con i principi di pareggio e con la situazione che si crea per quanto riguarda la possibilità di una massa di parenti, questi soldi qui, come dire, slittano. Sì, ma slittano secondo un programma di pagamenti che deve essere concreto. Non sono impegni fatti che poi si lasciano lì e poi chissà quando si possono riprendere. Però scusa, spostandolo un anno in anno di esercizio ti va a modificare il bilancio di quel relativo anno, certo? Sì, ti va a modificare, cioè, però il fondo pluriennale vincolato, che è la parte di entrata che copre i tre anni, te lo porti dietro in entrata. Quindi se è gestito, diciamo, secondo il cronoprogramma, non dovrebbe creare problemi. Cioè, quando modifichi poi il cronoprogramma, modifichi anche l'FPV. Devi modificare anche l'FPV e portartelo dietro. Sì. Io rischio che a un certo punto non ci sia l'equilibrio. Il rischio dell'equilibrio, vi dico un secondo quello che sta succedendo adesso. Come sapete, ci sono grossi problemi sulle gestioni del patto di stabilità, nel senso che sia noi come regioni, sia soprattutto i comuni lamentano l'ingestibilità dell'istituto del patto di stabilità, e quindi con il Ministero dell'Economia stiamo facendo un lavoro che sarà completato nelle prossime due settimane, di valutazione di superamento del patto di stabilità attraverso la garanzia invece degli equilibri di bilancio. Quindi il lavoro che stiamo facendo è dire: non superiamo il concetto del patto come tetto di spesa, perché ti garantisco che il mio bilancio sarà in pareggio sia di competenza che di cassa, perché la 243 prevede quattro tipi di pareggio, di competenza e di cassa, sia per la parte in conto capitale che per la parte corrente. Quindi dobbiamo, nel momento in cui dicono le regioni e anche i comuni stanno facendo lo stesso discorso col MEF, ti garantisco che il mio bilancio rispetta tutti e quattro gli equilibri della legge costituzionale, a questo punto, della legge rinforzata, a questo punto tu non mi penalizzi ulteriormente attraverso l'imposizione del patto di stabilità. Ci stiamo lavorando, perché non è facile, e soprattutto perché da una prima verifica dei dati il comparto delle regioni, come quello, forse quello dei comuni con meno problemi, abbiamo però tutti una situazione di squilibrio, quindi di squilibrio dovuta anche proprio alle regole di contabilità, perché ad esempio
La 243 non prevede il fondo cassa iniziale nel conteggio dell'equilibrio e quindi è chiaro che se non mi metti il fondo cassa per forza di cose sono squilibrata, quindi stiamo lavorando a cercare di capire come introdurre queste particolarità delle contabilità regionali all'interno di questa verifica. Dal riaccertamento straordinario dei residui potrebbero derivare dei disavanzi, nel senso se andando a verificare i crediti che la regione ha nei confronti dello Stato di soggetti terzi, ci fossero delle situazioni in cui questi crediti non fossero confermati, è chiaro che potrebbe esserci un disavanzo che la norma prevede di poter riassorbire in un periodo di 10 anni. Quindi è stata introdotta. Potrebbero essere gli avanzi invece degli accertamenti sui passivi. Potrebbero esserci delle. Sì, sì, infatti la situazione è una situazione di saldo, perché il riaccertamento viene fatto sia sui crediti che sia sulla parte attiva che sulla parte passiva. Le difficoltà dell'avvio è chiaro che ci saranno. Noi abbiamo intanto cominciato a formare in questi 2 anni i referenti. Ma chi ha approvato questa norma base? Tremonti, non so, era nel 2011, quindi sì. Sì. No, era maggio 2011. Maggio 2011. Tremonti. 2011 era Monti. Monti aveva 2011 era Tremonti. Nel 2010 ha fatto la prima operazione, Tremonti. 2010 Tremonti. Monti era 90. Vabbè, era un governo. Sì. Il musico che sentite vuol dire che questa riunione di Ilva credo che sia finita bene. Va bene, noi insomma a grandi linee vi abbiamo informato, questa cosa naturalmente è già applicabile sulle valutazioni per costruire il bilancio 2015, quindi. Fantastico Claudio, vero? Dato l'ok al Ministero per l'altra questione, Presidente. Bello e bello. Però ti costa 20, non 10. Erano 10 di fondi europei, a cui poi ci sarebbe il 50% del cofinanziamento tra regione e Stato, che diventano 20. Loro vogliono che mettiamo a disposizione 10 milioni di fondi europei, quindi che noi detraiamo di 20. No. Dunque, contalo un po'. No, tanto che ti prepari, volevo chiedere a Lorena la situazione profughi com'è? Gestibile ancora o? Ma la situazione profughi crea sicuramente ora problemi, la prossima settimana a Roma ci sarà la riunione perché il piano che ha funzionato, avevamo fatto previsto in conferenza Stato Regioni e Autonomie Locali, era misurato su 60.000 persone, siamo già arrivati a 110.000, e arrivi da gennaio. Quindi molti vanno via, però senza avere il permesso di soggiorno, quindi di fatto poi è un esodo clandestino, un massiccio esodo clandestino, e quindi questo crea dei problemi, ma può essere risolto solo nella revisione delle regole europee. Comunque noi sull'accoglienza non capo le prefetture, ma stiamo lavorando in collaborazione con la linea di come previsto dalle regole nazionali, con la linea di regia regionale coordinata dal prefetto di Genova e le altre prefetture. Dividiamo in quote provinciali, abbiamo ribaltato diciamo, il criterio tra Stato e Regione, l'abbiamo ribaltato qui sulle 4 province. E noi la prossima settimana, lunedì, apriamo l'hub regionale per i minori, trasferiamo un po' i minori che sono nelle strutture di emergenza perché abbiamo avuto anche molti arrivi di minori, questo ovviamente è un peso anche più, la situazione è un più delicata, comunque complessa. Adesso i posti a disposizione del privato sociale però sono finiti, fatti con bando di gara. Sto pagando il governo paga. Però adesso cominciamo a essere in affanno sui posti. Tutto è anche un discreto aiuto al sistema.
Adesso infatti noi abbiamo, diciamo, il terzo settore, alcune cooperative che si stanno un po', cioè che hanno un po', sì, diciamo, utilizzato l'esperienza dell'emergenza precedente per crearsi una competenza. Il problema sono i luoghi fisici, perché mancano proprio gli spazi, perlomeno non che manchino in assoluto, mancano messi a disposizione in modo volontario. Quindi siamo adesso un po' nella fase di, adesso siamo un po' a tappo, ecco, nell'ultima settimana abbiamo avuto 210 arrivi, quindi la situazione è più... No, mi pare che è stata l'altra volta, questa volta non ci è successo molto più tanto, no? Beh, l'esperienza della volta precedente ha permesso di fare un lavoro sul livello nazionale molto importante, sono stati anche come reazione del territorio, mi sembra. Ma anche i territori sono un po' più preparati, perché hanno visto che poi cose cattanti la volta scorsa non le sono successe, quindi quell'ostilità che c'era da parte anche degli amministratori locali in questa tornata non c'è stata. Poi devo dire molto sinceramente che il fatto che siano le prefetture e non tanto noi come ente, diciamo, più politico, smorza un po' anche l'effetto mediatico e l'impatto. Va bene. Ok, dai, raccoglio di dirlo, poi andiamo a fare la conferenza. Ma sì, insomma, siamo vicinissimi a sottoscrivere. Vicinissimi. Stanno scrivendo il testo definitivo che abbiamo integrato. Sono già sloggiati. Sono qua nella sala di direzione, come si può sentire, insomma, quindi abbiamo liberato l'editore dalla conferenza stampa. Diciamo che c'è ancora un problema legato al fatto che non abbiamo ancora ricevuto l'accordo, la modifica dell'accordo di programma, quindi questo diventa un allegato di un accordo che oggi non conosciamo. Però giù ha parlato Ballerini, c'è l'intesa tra lavoro e presidenza del Consiglio sul testo che riguarda ILVA. Il fatto che ritardano a trasmetterlo perché stiamo ancora facendo alcuni approfondimenti per la parte autorità territoriale. Quindi arriva. Sì. Volta ne stanno parlando col MIT per chiudere. Comunque il sindacato, Fiomo compresa, non sigla l'intesa ma ci autorizza a mandarlo al Ministero dicendo che sono d'accordo, perché aspettano l'altro passaggio. Siccome questo qua è un allegato della modifica dell'accordo, cioè se non c'è la modifica dell'accordo... Però di fatto anche firmare automaticamente salta se non c'è una verifica della però basta fa la causa di sorvegno. Comunque però adesso scusate un attimo, come si manda a visto del lavoro scusate un attimo. Ma adesso quell'accordo di cui non è niente la modifica, come si fa? Si parte quel lavoro di solidarietà per scontati prima va deliberato la modifica, ma andare al consiglio comunale. Noi qua basta, noi sì. Noi siamo pronti, l'accordo prevede che... Avete messo anche la procura, il tribunale? No, non facciamo rientrare nell'ambito dei progetti del comune. Riusciamo a farlo. E poi c'è i 70 giorni senza aperto l'azienda. In questa parte un po' più qualificata è meglio mettere a fare a voi. Comunque, dovremmo riuscire a fare... Ma il progetto li gestisce tutti questa volta solo il Comune di Genova, quindi come già alcuni comuni si sono preso quello lì del tribunale. Alcuni comuni si sono già fatti avanti, ma solo Comune di Genova. Allora, c'è artigianato e quindi imprese, quindi un attimo di là. Vediamo questa partita qua. Arcel e la dell'angelo, ok? Andiamo.